canzone emozionante, perché parla di eternità. Volete l'eternità? La nostra eternità è adesso, qui. Chiudete gli occhi. Uno straordinario brano dei Queen che si intitola Who Wants to Live Forever. Milano, siamo qui in compagnia di Andrea Mingardi, cantautore, interprete. Tu affondi le tue radici nel soul, nel rock and roll, nel jazz, nel funk e nella reggae blues. Questa sera qui allo spazio Nuova Bocconi per una serata di beneficenza a favore di Haiti, Blues for Haiti, infatti è certo. Il titolo della serata. Intanto ciao Andrea. Ciao. Tu sei un artista a tutto tondo, abbiamo visto nel percorso della tua carriera che sei ovviamente un musicista eclettico, ma sei anche autore, scrittore, calciatore, hai la passione per la pittura. Beh sì, ma non è che sia il primo, perché c'è tanta gente prima di me che lo ha fatto benissimo, forse meglio. Quando uno ha voglia di esprimere qualche cosa, probabilmente lo esprime in tutte le discipline che gli danno soddisfazione. Cioè io poi sono amante del cinema, essendo amante del cinema che comprende tutte le cose che hai detto, l'immagine, il suono, le citazioni, le parole, la scrittura, mi sono trovato, fino a quando non farò il mio primo film, mi sono trovato a esprimermi in tutte queste discipline. A proposito del Festival di Venezia, tu hai anche interpretato, no? Sì, ero protagonista, vorrei dire, ho preso il premio per miglior attore, esatto, di Andrea Barzini, che è il regista che ha anche poi diretto Italia-Germania 4-3. Invece facciamo un salto un po' alle origini, visto siamo arrivati al cinema e a stasera, appunto Blues for Haiti, torniamo invece ai tuoi 18 anni, lì tu fondi il primo complesso di rock and roll italiano, no? Sì. Che prende il nome di Golden Rock Boys, da allora sono passati diciamo ovviamente molti anni. Secondo te cosa avrebbe bisogno oggi la musica italiana? Abbiamo così nominato diversi generi, no? Io non credo di poter fare il maestro di nessuno, però avendo visto tante epoche, mi rendo conto, anche seguendo la produzione dei giovani nei reality, io credo che i giovani siano molto meglio di quello che eravamo una volta, però sono castrati dai mezzi di diffusione della musica, perché vogliono tutti i prodotti uguali, cioè manca la rivoluzione, manca il rock and roll, manca il Frank Zappa, manca Jimi Hendrix, manca il funky, manca Fabrizio De André. Ma ti sei chiesto per quale motivo i Led Zeppelin o i Deep Purple sono ancora i numeri uno nel mondo? Perché sono periodi quelli che, o i Rolling Stones, o quando si parla di Beatles si parla ancora di ieri l'altro, oppure gli U2, perché no, oppure perché hanno fatto la differenza, hanno fatto perché la fanno rivoluzione la differenza degli anni. Con quegli ingredienti lì che sono la rivoluzione, la voglia di emozionare, di toccare, anche sotto il profilo della sonorità. Stasera appunto qui a Milano, in questa serata in favore di Haiti, hai scelto due brani particolari per portare insomma il tuo contributo a questa serata. Un brano dei Queen, sì. E l'altro dei Blues Brothers. Perché questa scelta? Guarda, a me piace anche la legge dei contrasti, no? Noi venivamo dopo un jazz molto soffuso, di Donatello Ruggero, sì. Questa vocalità così, ho detto adesso andiamo lì e sparecchiamo gli occhi. E così avete fatto, perché? Poi fra l'altro la gente ha avuto una sorta di quasi di standing ovation, scossi, è stato un successo enorme. Va bene, ringraziamo Andrea Mingardi per essere stato con noi, in bocca al lupo per i tuoi prossimi progetti, che siano cinema, pittura, teatro o qualsiasi. Un disco bellissimo. Parlacene, qual è il prossimo? No, non te lo parlo. Perché è ancora in cantiere? Stiamo ancora. Ma stai registrando già dei pezzi? Registrato già dei pezzi, però siamo in una fase, sei in quella fase di dobbiamo fare nascere questo bambino
biondo con gli occhi azzurri oppure nero con gli occhi blu, non sappiamo ancora. È in fase embrionale. Quindi però... vediamo se sarà biondo o moro. Certo. Vediamo che colori prenderà la tua musica questa volta. Va bene, ringraziamo Andrea Mingardi per essere stato con noi, in bocca al lupo per tutto. Viva la Radio Network Milano, arrivederci. Grazie. Ciao.